Ciao amici, sto accusando le tasse. Allora, tasse da spedire. Qua il commercialista mi ha detto 2005. Questa sarebbe una tassa ogni 3 mesi, no? Però 2005 mi sembrano eccessivi, gliene darò solo 2000. Tanto questa è una stima, no? Poi siccome ho lavorato meno dell'anno scorso, quindi 2000 va bene. L'altra volta gli ho dato 1500, perché questo è l'assegno che mi ha dato Mary Fisher. Scarsissimo rispetto all'anno scorso, solo 2698 dollari, però per 2 settimane. Però in questi 2698 dollari di 2 settimane gli devo togliere le tasse, 2000 dollari, togliere tutte le spese e non mi rimane neanche un cioschino piccolo. Allora, se il piano di stamattina è: si va alla banca, si deposita questo assegno, si prendono indietro 100 dollari, si va al mercato delle pulci e si comprano tutti i ciuschi. Ciuschi da povero. Ieri sera siamo andati. Ieri sera sono andato a giocare a Rock Band con degli amici dentro nel loro ufficio, praticamente l'avevo detto l'altra volta, no? Loro fanno siti web professionalissimi, bravissimi, no? Però il venerdì pomeriggio non lavorano. Cioè, il venerdì pomeriggio non lavorano mai, o vanno al bowling o giocano a Rock Band. Ieri giocavano a Rock Band, allora sono andato anch'io. Ho dovuto anche cantare ben 2 canzoni, non sapevo le parole! Difficilissimo! Tutto stonato, bruttissimo. Poi ho giocato alla batteria. Ho fatto un po' la batteria, non mi piace tanto, non so fare. La chitarra è bravissima, sempre hard, versione hard, vinte tutto. Però stavo pensando, adesso esce il Rock Band per il Wii, non so, sono indeciso se comprarlo o no. Perché Rock Band non ha molte canzoni, cioè non ne conosco nessuna delle canzoni che ci sono. Ce ne saranno massimo 10 che ne conosco, le altre mai sentite, sono brutte. Quindi sono indeciso se comprarlo, anche perché costa un sacco, a meno che compro solo la versione con la chitarra. Ho solo il CD, se si può comprare, non so. Costa più di 100, 160 dollari, costa tutto il pacco. Mi compro quasi un iPhone. Sto indeciso. C'ho questi problemi. Poi adesso l'11, a parte l'iPhone, usciranno un sacco di programmi. Che il programma lì del piano, assolutamente quello è già scaricato, anzi. Lo potrei prenotare già oggi perché lo so che quello lo comprerò per 10 dollari. Poi non mi ricordo quale. Ah, forse il gioco, qualche gioco. Banana Monkey. Giusto per giocare, provare, non so. Quindi già lì 20 dollari che si sprecano. Non so. Non lo so. Poi ho guardato il mio conto in banca. Cioè, è da 6 mesi che lavoro un casino, un casino, un casino. Oh, il mio conto non si schioda dai 10.000 dollari, sono sempre 10.000. Poi non arriva a un, no, 10.000. Praticamente tutto quello che guadagno lo devo spendere. Cioè, c'è stato un momento proprio quando ho dovuto pagare un sacco di tasse che ero arrivato a 7.000, no? Ma adesso dopo 3 mesi sono 10.000, non riesco a muovermi. Mi ricordo l'anno scorso quando avevo la casa in affitto che spendevo solo 600 dollari al mese. Il conto si triplicava in maniera esponenziale di giorno in giorno. Quest'anno invece non si schioda dai 10.000. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? No, ma infatti perché c'è la crisi. Ma cioè io nel mio lavoro lavoro abbastanza perché lì, dove lavoro, gli altri non sanno fare i siti web, no? E quindi tutti i loro siti web, che magari loro lo disegnano in Photoshop, poi lo fanno fare a me. Quindi io lavoro un sacco, anzi. Ieri sono andato, ho finito prima, sono andato a giocare a Rock Band, ma c'avevo un sacco di altre robe da fare. Invece gli altri non hanno niente da fare. Comunque ho notato, perché io quando faccio poi le cose, più i soldi, faccio tutto il grafico in Excel, molto bello, no? C'è proprio. L'anno scorso probabilmente avevo guadagnato il doppio, quest'anno la metà. Benché ci sono un sacco da fare. Quindi, pochi ciuschi, eh. Adesso oggi vado a comprare
sti ciuschi, cioè ciuschi che poi sono indispensabili, indispensabili. Il manganello da poliziotto americano serve sempre in casa un ladro, pa, 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 pa. Lo spacco, no? Poi vai il tagliaerbe, quello serve, uffa. C'è il giardino, ci sono dei punti che non riesco neanche a tagliare, mi tocca comprare quello schifo. E io a Home Depot, cioè io lo vorrei comprare elettrico a batteria, però costa un sacco. Con gli stessi soldi ti prendi quello a gas, però costa un sacco. Allora adesso guardo lì il mercato dei pucci, hanno un casino di roba usata lì. Magari se costa poco lo prendo lì. A gas. Mercato dei Pucci, devo dire, è un luogo abbastanza campagnolo. Infatti, se voi volete comprare tipo bandiere della Confederazione del Sud, che scommetto le vorreste a miliardi, no? Infatti, la vorrei anch'io. Allora, i posti dove comprare sono proprio i mercati dei Pucci, perché lì ci sono un po' più i redneck, ci sono i campagnoli, molto country, insomma. Poi anche un po' spuzzo. Io non lo so, comunque a parte i mercati pulti ci sono anche dei negozi che si chiamano i Pound Shop. Pound Shop sono i negozi di pegni, no? Che c'erano anche in Italia una volta. Il Monte dei Capaschi di Siena. No, il Monte dei Pegni. Vai, lo stesso. Una volta c'ero, l'ho visto in un film Ladri di biciclette, no? Comunque anche qui, ma qui di solito viene usato quando rubi una cosa. La vai a rivendere lì, tipo gli ori, infatti gli ori ce ne spiro. Comunque questi mercati di pegni, insomma, i negozi di pegni, c'è anche le pistole, c'hanno un sacco di cose. Io mi ricordo, una volta andavo, adesso mi sono rotto, no? Comunque la prima volta che sono andato ho comprato il forno a microonde, quando ero ancora povero, no? E poi l'avevo speso solo $20, un affare. E poi, sempre riguardo così, ci sono anche i cosiddetti thrift shop, mercati più o meno come quelli delle pulci, roba usata. Poi una cosa che non capisco degli americani, no? Ad esempio, il figlio di uno che lavora con me non è povero, assolutamente, e va a comprare vestiti al mercato delle pulci. Cioè, mi ricordo che ha detto: oh, guarda, ho preso sta giacca bellissima, solo $20. Una, cioè, era ok, però usata, magari quello che c'aveva prima c'aveva i pidocchi, niente, vai, le lavano, ok, però lui, questo qui va a comprare, ma poi anche lui, che poi a vederlo, questo che lavora con me, è un po' un tipo un po' snob, mangia tutto così, è del tipo un po' snob coi soldi, no? Ha detto, non è che gli diceva, ma dai, ma vai a comprarti un qualcosa. No, bravo, bravo, c'è della bella roba. Non lo so, vai ai mercati pulci, non so se questo l'ha comprato, però vendono anche le scarpe, giochi usati, vendono tutto usato. Comunque alcuni sono veramente spuzzoni di quei negozi. Sono andato una volta in uno, perché volevo vedere se c'erano tipo robe vecchie, radio vecchie, che è molto belle. Che so, un Nokia, volevo vedere se c'era uno di quelle cose vecchie, tipo il Nokia N95, l'antiquariato, insomma. E no, non c'era. Comunque sto spuzzando. Allora, comunque oggi va, faccio un video veloce, se riesco. Allora, vabbè, c'è ancora un sacco di tempo. E come cavolo si pronuncia? Si pronuncia difficilissimo. Thrift shop. Roba. Poi vendono un sacco di cose. Allora, praticamente tutto. Ciao a tutti.